Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi volevo condividere con voi il tutorial per realizzare questi orecchini che sono realizzati con la tecnica del brick stitch. Sono un modello decisamente più semplice rispetto a quello precedente, quindi sono anche adatti alle persone che si stanno un po' approcciando per le prime volte a questa tecnica. Richiedono pochissimi materiali perché ci serviranno delle perle Bicono, Delica e Rocaille, e io ho fatto dietro, ho incollato praticamente questo perno a coppetta e poi l'ho rivestito con un pezzettino di pelle beige. Quindi adesso vi lascio la lista dei materiali. I materiali necessari per realizzare i nostri orecchini saranno delle 11.0, io sto usando queste della Miyuki nella colorazione Duracoat Galvanized Like Champagne, due colorazioni di Delica, queste sono le Dyed Rose Silk Satin e queste invece sono le Color Line Light Amber AB. Poi delle perle Swarovski da 6 e da 4 mm della colorazione Dreamy Rose e dei Bicono da 3 mm, questi sono le Light Rose AB se non sbaglio, ma non sono sicura. Poi due perni a coppetta e ago numero 10, 11, qua indifferente, per linee piccole non ce ne sono, filo da tessitura, io sto usando questo della Miyuki, e colla per incollare il nostro perno. Volevo aprire una piccola parentesi sulle perle. Allora, io utilizzo generalmente le perle Swarovski. Per questo genere di lavorazione vi consiglio di utilizzare o le Swarovski, che sono perfette, o le perle in vetro di Boemia, che sono di un'ottima qualità, perché le altre perle, dove hanno il foro, tendono a essere piatte, quindi quando noi andremo a lavorare in cerchio ci daranno problemi perché la lavorazione non sarà bella uniforme. Quindi questa cosa le Swarovski vedete che non le fanno. Poi ho altri orecchini che stavo provando con le perle di Boemia e non ho avuto nessun tipo di problema. Allora, primo passaggio da fare è appunto quello di mettere sull'ago una perla da 6, tirare bene il filo trattenendo col pollice la nostra codina e ripassare nel filo dalla parte opposta da cui state uscendo. Allora, io questi orecchini li faccio col filo nero, ma semplicemente perché penso che si capisca meglio i vari passaggi. Se li fate anche voi di questo colore, io vi consiglio di usare un filo argento, grigio o bianco, chiaro comunque. Questo da una parte, ora lo rifacciamo per fare anche con l'altro contorno, quindi sto uscendo da questa parte, mi infilo con l'ago dalla parte opposta da quella da cui sto uscendo e tiro bene il filo. Noi praticamente, vedete, abbiamo contornato la nostra perla con il filo e questo ci consentirà di incominciare la nostra lavorazione. Il primo passaggio che dobbiamo andare a fare è quello di inserire intorno alla perla 11 rocaille 11.0. Quindi prendiamo sul nostro ago due perline 11.0 e ci infiliamo, noi stiamo uscendo da questa parte, trattenendo la codina, ci infiliamo bene sotto il filo, da dietro ad avanti, tiriamo e ci infiliamo dal basso verso l'alto nella seconda 11.0, soltanto nella seconda. E questa è la nostra partenza, vedete? Di nuovo prendiamo sul lago una 11.0, ci infiliamo da dietro ad avanti nel filo, tiriamo bene e poi passiamo dal basso verso l'alto semplicemente nella 11.0. In questo modo tiriamo bene, facciamo ancora una volta insieme, prendiamo sul nostro ago una 11.0, ci infiliamo da dietro ad avanti solo nel filo, vedete, tiriamo bene e poi ci infiliamo soltanto nella 11.0 dal basso verso l'alto e facciamo questo passaggio fino ad ottenere
Un totale di 11 perline. Quando arriviamo a questo punto, dove avremo praticamente la codina, io semplicemente la codina la abbasso e vado a lavorare. Oltre a prendere il filo che abbiamo messo intorno alla perla, prendo praticamente insieme anche la codina, così pian piano vado avanti col lavoro e rimane chiusa e poi la taglio. Una volta inserite tutte e 11 le nostre perline, quello che dobbiamo fare è congiungere l'ultima alla prima. Quindi sto uscendo col filo da questa parte e mi infilo dall'alto verso il basso nella prima perlina che avevo messo e tiro bene il mio filo. Dopodiché mi infilo nella seconda perlina dal basso verso l'alto in questo modo, così noi chiudiamo praticamente il lavoro e tiriamo bene. Ok, ora incominciamo a inserire le nostre dedica. Quindi partiamo, io parto col secondo colore, metto sul lago due dedica e mi inserisco nello spazio che c'è tra le due 11 del giro precedente, in questo modo. Tiro bene il mio filo e passo soltanto nella seconda dedica che ho inserito dal basso verso l'alto, così inserisco sul lago una sola delica, passo nel foro tra le due 11 e poi mi inserisco soltanto nella delica dal basso verso l'alto, così. Di nuovo prendiamo una delica, ci infiliamo nello spazio tra le due 11, tiriamo il filo e ci infiliamo solamente nella delica. Dobbiamo fare questo lavoro per tutto il giro fino ad arrivare ad avere intorno alle nostre 11.0 17 delica. Inserite tutte le mie 17 delica, ho fatto come prima, quindi ho collegato l'ultima alla prima passando da sopra a sotto e poi in quella in parte da sotto a sopra in questo modo. Mi raccomando, controllate che pian piano che lavorate il lavoro resti piatto, le perline non vadano a sovrapporsi. Poi, se con la vostra mano vi uscirà un numero di perline diverse, ricordate poi di segnarvele su un foglietto in modo tale che avrete due orecchini perfettamente uguali. Ora riprendiamo sul nostro ago due delica e ci infiliamo nel foro tra le due delica sottostanti, da dietro ad avanti, tiriamo il nostro filo e passiamo di nuovo dal basso verso l'alto nella seconda delica che abbiamo appena inserito. Di nuovo una delica sul nostro ago, ci infiliamo nello spazio tra le due delica e poi ci infiliamo dal basso verso l'alto soltanto nella delica. Vedete che pian piano il lavoro cresce, le delica vanno a posizionarsi perfettamente sopra la perla. Facciamolo ancora una volta insieme. Prendiamo una delica, si entra nello spazio successivo da dietro ad avanti e poi si risale solamente nella delica in questo modo. Facciamo tutto il giro e in questo momento, quando finiremo, ci dovremo ritrovare con 22 delica. Volta che avrete messo tutte e 22 le delica, vi infilate nella prima che avevate messo dall'alto verso il basso e nella seconda, questa volta dal basso verso l'alto in questo modo e tirate bene la lavorazione. Anche qui finito il giro, controllate che il lavoro sia piatto, che le perline non si sovrappongono. Ora inseriremo le delica del secondo colore, quindi metto sul mio ago due delica e mi inserisco tra lo spazio delle due delica sottostante, tiro e mi rinfilo solamente nella seconda delica dal basso
l'alto. Di nuovo metto sul lago una delica e mi infilo nello spazio delle due delica sottostante e nella delica dal basso verso l'alto. In questo modo lo facciamo ancora una volta insieme, spazio tra le due delica da dietro ad avanti e solamente nella delica dal basso verso l'alto. Alla fine vi troverete con 26 delica. Ho inserito tutte e 26 le mie delica intorno alla perla. Ora ho fatto la stessa cosa che abbiamo fatto anche nel giro precedente, quindi ho collegato l'ultima alla prima dall'alto verso il basso e poi mi sono portato a uscire dal basso verso l'alto nella perla successiva. Allora, a questo punto dobbiamo mettere il nostro bicono da 3 mm. E cosa facciamo? Stiamo uscendo da questa delica, cioè da questa, da una delica qualsiasi. Infiliamo sul nostro ago il bicono e ci infiliamo nello spazio tra le due delica, così. Tiriamo bene il nostro filo senza tirare troppo perché se andate a tirare troppo il bicono si inclina. Dopodiché ripassiamo solamente nel bicono, tiriamo ma delicatamente, ok, controlliamo che si sia adagiato perfettamente e poi rientriamo semplicemente nella delica subito sotto il bicono, così, e tiriamo sempre piano. Dobbiamo trovarci praticamente in questa situazione. Ora, cosa facciamo? Risaliamo nella delica precedente, giriamo il nostro orecchino e lo contorniamo con le 11.0, quindi metteremo sull'ago una sola 11.0, ci infiliamo tra lo spazio delle due delica da dietro ad avanti e poi risaliamo solamente nella 11.0, così, vedete? Di nuovo una Rocaille 11.0 e ci infiliamo nello spazio successivo, così, tiriamo bene il filo e ci rinfiliamo solamente nella 11.0. Vedete perché prima vi ho detto, se utilizzate questi colori vi consiglio il filo chiaro perché anche attraverso il bicono si vede il filo nero e non sta bene, però a me torna utile perché effettivamente così si capisce bene quello che bisogna fare. Di nuovo una 11.0 si passa tra lo spazio delle due delica da dietro ad avanti e poi risaliamo nella 11. Dobbiamo inserire un totale di 25 11.0. Inserita anche la mia 25esima, scusate, 11.0, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare praticamente a inserirci nella delica che sta qua sotto, in questo modo, dall'alto verso il basso. Poi questo modulino di per sé è finito. Io risalgo, faccio un nodo, passo praticamente sotto il filo e poi inserisco l'ago nel cappietto che va a formarsi, così di nuovo, e passo sotto e sopra ancora in qualche perlina. Ok, tagliamo il nostro filo. Ok, e questo modulo è terminato. Secondo me questo modulino è molto versatile perché se voi ne fate, non so, potete anche farne 3 e metterne uno sopra l'altro oppure farne due, poi collegare il perno più piccolino piuttosto che farne tanti e farne un braccialetto come preferite. Può anche essere finito semplicemente qua, non so, sotto magari ci mettete una goccina sopra la monachella ed è chiuso il discorso. Ora noi andremo a fare però il nostro perno con la perla da 4 mm. E cosa faremo? Allora,
Prendiamo la nostra perla da 4 mm, teniamo sempre come prima la codina e poi ci portiamo ad uscire col l'ago dal foro opposto da quello cui stiamo entrando, sia da una parte che dall'altra. Sto uscendo da questa parte, mi infilo nella parte opposta e tiro il mio filo in modo tale che ho creato la base su cui poter lavorare. Inserisco sul lago 2-11-0, passo sotto il filo che sta alla mia destra, cioè alla destra della perlina, tiro bene e poi dal basso verso l'alto risalgo semplicemente nella 11-0. Poi prendiamo sul nostro ago 1-11-0 e ci infiliamo di nuovo sotto al filo. Tiriamo e ci rinfiliamo soltanto nella 11. Dovremo avere un totale di 8 11 0. Inserite le nostre 8 11 0, colleghiamo l'ultima alla prima passando dall'alto verso il basso e poi risaliamo dal basso verso l'alto nella 11 0 successiva. Così andiamo a prendere di nuovo un bicono da 3 mm. E andiamo ad infilarci nello spazio tra le due 11-0, come prima, così. Ci reinfiliamo solamente nel bicono e ci agganciamo alla 11-0 subito sotto. A questo punto risaliamo di nuovo nella 11-0 e facciamo l'ultimo giro di delica. Quindi prendiamo una sola delica sul lago e ci infiliamo nello spazio tra le due 11-0. Risaliamo soltanto nella delica, di nuovo una delica sul lago e ci rinfiliamo nello spazio successivo. E questo praticamente lo facciamo per tutto il giro. Allora abbiamo finito anche il perno, adesso abbiamo due opzioni. La prima opzione è quella di collegare l'orecchino al perno con questa catena. Questa catena si chiama forzatina ed ha una misura di 2 x 1,5 mm, è veramente sottilissima. Io cosa ho fatto in questo caso? Ho tagliato semplicemente 3 maglie. Una l'ho attaccata al bicono sotto, proprio infilandomi direttamente nella maglia della catenella e poi ovviamente andando a fare dei nodini sotto, e una l'ho attaccata al bicono del perno. In questo caso invece vi voglio far vedere, se non avete questo tipo di catena, come insomma collegare comunque gli orecchini. Quindi usciamo dal bicono del perno, mettiamo sul nostro ago una delica, due delica, oppure io metto una 11-0 o una 11-0 un bicono, come preferite, e non fate altro che inserirvi direttamente nel bicono e tirate. In questo modo vedete l'anello grande si congiungerà cioè il cerchio grande si congiungerà direttamente al cerchio piccolo. Poi io scendo anche nella delica. Salgo di nuovo nella delica in parte, salgo anche nel bicono e mi rifaccio praticamente tutto il giro, quindi di nuovo risalgo anche nell'altro bicono in modo tale che il lavoro resti ben fermo e non c'è pericolo che si strappi il filo se l'orecchino magari va a incastrarsi, non so, nei capelli piuttosto che. Risalgo nella 11, salgo anche nella delica, faccio il mio nodino, riscendo e risalgo in qualche perlina e praticamente l'orecchino è terminato. Questo è il risultato.
Andrete poi a prendere il vostro perno a coppetta con un po' di colla, lo fisserete in questo modo e andrete poi a metterci, se volete, retro di pelle oppure semplicemente potete metterci qua sopra un perno o una monachella. Spero di essere stata chiara, che il tutorial vi sia piaciuto. Se ci fosse qualche problema o qualche passaggio che non capite, contattatemi. Grazie e ciao!